Ebbene, ragazzi, sono Gilbraga. Sono qui oggi in un nuovo video in cui vi mostro quella che sarà, penso e spero, una nuova serie. Infatti, vi chiedo già fin da subito di lasciare un bel like. Cerchiamo di arrivare a 40, se volete, altri episodi. In questa serie proverò a fare il mio record di kills in solo. Ma perché lo faccio? Perché voglio migliorare in solo. Io faccio proprio schifo in solo. Ho vinto pochissime partite, non ci gioco praticamente mai perché non mi piace tanto giocare in solo. Però secondo me non mi piace tanto giocare in solo semplicemente perché non sono forte. E allora giocare in solo mi dà fastidio. Comunque, come potete vedere, io qua ho segnato il mio record che è bassissimo. Ho 10 kill di record in solo su PC, che vabbè è più difficile di fare su PS4. Però è un record che, come vedete qua, record kills in solo, 10. Non è male, però non è nemmeno buonissimo. In questa serie cercherò di battere il mio record, quindi non andremo per cercare di vincere le partite, ma andremo semplicemente per cercare di fare un botto di kill. Sarà formato in video highlights, quindi vi lascerò un tot di partite a video. E niente, proviamo a fare qualcosa di veramente carino. Non aspettatevi nulla di che, perché io in solo, io e la modalità solo, non andiamo tanto d'accordo. Però ricordatevi sempre una cosa: chi non fa, non falla. Quindi in questo video qua dovremmo buttarci in posti leggermente più affollati rispetto ai soliti. Quindi un parco ci sta. O parco passatempo, ma direi parco per iniziare. E la prima partita del giorno. Mi sono svegliato un'oretta fa. Sono a casa da solo. E vediamo un po' cosa combiniamo. Io tra l'altro vi lascerò magari anche gli inizi delle partite in cui muoio, giusto per capire e farmi aiutare da voi nei commenti, anche perché io le solo bisogna giocare un botto diversamente dalle squad. Quindi se voi qua sotto mi date una mano e mi dite cosa avrei dovuto fare nel momento in cui io muoio, mi fate un favore, così miglioro anch'io in solo. Io ho bisogno di un pompa, raga. Ok, qua non ho trovato un pompa ed ero fino alla situazione ben ben di merda. Spariamoci subito un parco, va. Ok. Questo voleva scappare, voleva venire alla mia proprietà e tu voleva scappare. Pensa a te. Ho letto che pompa ha deciso di toglierli, che era meglio. Ola. Ora possiamo andare a cercare un po' di gente. Chissà dove sono andati sti pischelli. È là.
Stanno pure fightando, eh. Get the fuck up, man. Ok, poco distrutti tutte e due. Devo solo sperare di non trovare nemici in questo momento qua, perché sennò non voglio prendere danno. C'è gente che fighta là sopra. Però come vi vedete, devo fare record di kill, ma non è che posso buttarmi così. C'ho 60 di materiali, di legno. Io odio fightare quando ho meno di 500 di legno. Adesso me ne faccio tipo 300 e poi guardo. Minchia la safe, poco cross the map. Ma quando le safe sono così lontane è difficile fare tanti kill. La fortuna è che qua ci metto poco a farmi il legno. Arrivo a 500, poi corro in avanti che devo entrare in safe, se no non ce la faccio mai più. Poi tra l'altro sono in una zona della mappa che non mi piace nemmeno tanto, perché sei proprio in mezzo a due flussi migratori che sono questo qua e questo qua. Quindi sei proprio in mezzo a tutti. Quindi fai un fight e te ne arrivano in 10. Mi sceglierei un lato e mi sposterei verso quel lato lì. Non riesco a capire dove possa arrivare la gente. Vuoi qua sopra? Ok. Voleva vincere il fight, sto scemotto. Devo darmi lo scudone, andare a prendere gli scudini prima di ricaricare le armi, perché ho sentito uno che mi sparava. Non ho capito da dove mi sparava, ma penso laggiù. Ho sentito degli spari là. Meglio andare, che proviamo a killarli. Poi io, regà, ve l'ho detto, non è che punta a vincerle. Punta a fare un bel po' di kill. Cioè, in realtà, un bel po' di kill per giocare su PC. Perché su PC figa, sono tutti power e ninja messi assieme. Guardalo là. Quello dietro voglio prima capire che tipo è, perché mi sta sparando. Voglio ricaricarmi tutte le armi intanto, e poi vedere se posso fightarlo o no. Allora, intanto abbiamo situazione vita molto bene, situazione materiali molto bene, armi molto bene. Questa qua, se
Però allora, l'unico problema è che ci siamo in 8 in una safe piccolissima. Che potrebbe dar fastidio e sicuramente darà fastidio sto fatto. Quindi devo aspettare un attimo che si scannino fra di loro. E poi provo a intervenire il gilbone. Anche perché prima voglio capire dove sono sti pischelli. Tanto vediamo dove si chiude la safe. Ok. Situazione safe, nemmeno male. Vediamo se da queste parti c'è qualche noob che vuole essere ucciso. Ok, vedete già quello là è bello bello forte. Un attimo com'è la situazione delle persone qua. Lol. Questo qua l'ho ucciso proprio da bello ritardato. Ed era una bella sega. Siamo rimasti in tre. Non sono riuscito a guardare dove sono i miei nemici. Non ho sentito se ho ferito uno o no, però... hanno fightato. Ecco, quello lì mi sa che è quello bello forte. E col quale perderemo la partita. E qua sotto. Sì! 7 kill pelle pulite. Belle pulite ste 7 kill, raga. Niente, raga, direi che come prima parte del video non si è messa male, direi, non si è messa male. Però se solo lui come fa ad avere già così tanti materiali, eh. Come fa ad avere così tanti materiali, raga? Posso portarla sul build fight perché lui è pieno di materiali, non ne ho. Ok, quello là sta sparando sopra al mio.
Ok. Però arriverà l'avversario adesso, quindi devo portarmi via assolutamente. Se voglio provare a batterlo, devo farmi un botto di materiali. È l'unico modo che ho per batterlo. Visto che scildini non ne ho. Come mi sono salvato, raga? Spero non ci sia un altro, perché se c'è un altro li sono fottuto. Comunque per fortuna, raga. Io questo qua non potevo proprio fightarlo. Avevo troppo poca vita. Mamma mia, raga, che culo! Che culo! Cioè, che culo, in realtà lo stiamo imparato bene, però. Che culo che si è affacciato. Ehi. Ok. Questo qua per ora se ti sei liberato da... lontano. Cioè, sniperato, l'avevamo provato a sniperare là. Ok, raga, sono bello fottuto. No, raga, non ci vuole cosa carica. No, non ci vuole mitraglietta carica. 31 di vita era rimasto. Sto scemo, sto scemo. No, raga. Questo qua era forte, però, perché la usava bene nell'articolo. Comunque, niente, raga. Peccato, peccato. Comunque, niente, raga. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento. E niente, ci vediamo direttamente al prossimo video.